Ciao a tutti e a tutti, bentornati o benvenuti in un nuovo video. Finalmente tornano i preferiti del mese. Vi ho fatto stamattina un sondaggino su Instagram e siete stati entusiasti di rivederlo tra le classifiche, quindi eccoci qua. Spero di non ridire più questa frase, ma dovrebbero ritornare ogni mese, si spera. Detto ciò, iniziamo subito perché ho un sacco di cose da dirvi, ma tipo troppe. Quindi canzoni del mese, anche se straborderemo un pochino anche per gli altri che non abbiamo fatto. Partiamo dalle più recenti, così è più semplice. Mi sono innamorata di questa canzone quando sono andata a vedere il film Aquaman. Si chiama Everything I Need ed è di Skylar Grey. Continuando invece con le canzoni dei film, mi sono riguardata tutti gli High School Musical perché ogni tanto qualche throwback time ci sta e mi sono innamorata di questa canzone che prima non avevo mai preso in considerazione, che si chiama Can I Have This Dance del terzo film. Ora passiamo invece a quelle che ho scoperto tramite la sfilata di Victoria's Secret che c'è stata a dicembre. La prima è di Rita Ora, si chiama Let You Love Me. Poi invece ne ho una di Bebe Rexha che si chiama I'm a Mess. Per le più romantiche invece ci pensa James Arthur con Say You Won't Let Go. Poi ho ritirato fuori queste chicche, che adesso ve le devo dire perché sono pazzesche. Non so se ve la ricordate, Leave, Get Out di Jojo. Questa me la immagino tipo quando siete incavolate, non lo so, andate in giro per strada nel Bronx. Solo la mia mente viaggia così, vero? Ok, facciamo partire la canzone che è meglio. Queste sono le canzoni migliori. E poi ho ritrovato anche queste due delle Tatu che io adoro follemente. La prima è All the Things She Said. E poi l'altra che forse mi piace ancora di più si chiama All About Us. Ne avrei in realtà tantissime altre, ma poi pure che davvero facciamo un video solo di canzoni, quindi passerei avanti con i film e le serie TV che capirai meglio, mi sento. Allora, iniziamo sempre col punto dolente che sono le serie TV, perché questo è stato un periodo anche di riposo, se così vogliamo dirlo. Ci sono state molte più serie TV, soprattutto sono riuscita a finirne tante che avevo lasciato un po' così sospese. Ho finito Rain, che devo dire mi ha un po' deluso la quinta stagione, era la quinta, spero di sì. Poi voi mi avete spiegato che la fine è stata così frettolosa perché loro si aspettavano di fare un'altra stagione, in realtà non è andata bene, gli hanno chiuso tutto e quindi se ne sono fatta una molto molto rapidamente. Non sono rimasta delusa della fine in sé per sé perché quella è la storia, quello è, non si può cambiare. Adesso è uscito anche il film, dopo lo commenteremo. Però devo dire che rispetto a come è andata tutta la serie di Rain pensavo a qualcosa di più pazzesco, invece le prime stagioni sono le migliori. Poi ho iniziato Sabrina, le terrificanti avventure di Sabrina. Io vabbè, quando ero più piccina mi guardavo quell'originale in TV. Devo dire che questa versione un pochino più dark mi è piaciuta tantissimo. Avevo sentito pareri molto contrastanti, però io sono una che devo vedere, devo valutare da sola, non mi interessa più di tanto quello che pensano gli altri. E devo dire che a me è piaciuta, mi aspetto una seconda stagione scoppiettante, soprattutto dopo il suo cambio look finale che sicuramente un pochino mi assomiglia. Quindi mi aspetto grandi cose, per ora è sicuramente un sì. Ho iniziato e
sempre finito anche un'altra serie originale Netflix che è recente molto e si chiama Titans. Vi ho già spiegato, penso, in qualche vlog fa, che è una serie della DC ispirata ai fumetti, ai vari cartoni che ci sono stati. Anche questa è in una chiave un pochino rivisitata diversa e mi è piaciuta, anche se mi aspettavo di meglio sempre andando verso la fine. Non so perché mi piace più l'inizio che la fine delle serie che seguo quasi sempre. Anche qui aspettiamo di vedere un'altra stagione perché l'hanno chiusa un po' sul vago. Poi vabbè, è ricominciata la quarta stagione di Supergirl che sto ancora guardando, quindi non so darvi un'idea ben precisa. È iniziata anche la quinta stagione di Grace and Frankie, che non vi fate ingannare dalla copertina che magari ci sono due signore un pochino grandi, perché fa sbellicare dalle risate. Poi vabbè, altra iconica che sto guardando, perché su Netflix lo stanno mettendo in tempo reale con l'America, sia lodato il cielo, RuPaul Drag Race All Stars, la quarta stagione, mi sta facendo volare, decollare, quindi vedetelo. Ma se non siete fan di RuPaul, ragazzi, cioè disiscrivetevi anche da questo canale perché non funziona. Per quanto riguarda invece i film, ne ho recuperati tantissimi che avevo in lista e che ero un po' scettica anche nel guardare, tipo Wrinkle in Time, Le pieghe del tempo. È della Disney, quindi io dalla Disney mi aspetto sempre alti, alti livelli. Questo è proprio flat, noioso, boring, no. Cioè vi dico che la maggior parte del tempo stavo col telefono a fare altro. La storia in sé proprio non ha senso, secondo me è già vista e rivista trita e ritrita, quelli che vanno a cercare il genitore in qualche parte nascosta dell'universo, delle cose scientifiche strane. Non mi è piaciuto. 000. Poi mi sono vista tutta la saga, perché sì, chiedo venia, ancora non l'avevo mai vista, di Resident Evil e mi è strapiaciuta. Io non vado pazza per le cose degli zombie, però questa mi è molto 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 piaciuta. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 film. Good job. Pazzesca, lei, l'attrice, vabbè, protagonista, è proprio wow. Mi ricorda molto uno dei miei preferiti, che è appunto Underworld, che parla di vampiri e licantropi. Poi ho visto PPZ, Pride and Prejudice and Zombies, anche qui gli zombie. È un film abbastanza recente perché alla fine del 2016. Mi piaceva un sacco la storia, l'ambientazione storica, costumi, eccetera, eccetera. Devo dire che mi è piaciuto, mi è piaciucchiato, ma gli effetti grafici visivi erano un po' blah. E appunto mi aspettavo di più proprio in generale, quindi tipo da 1 a 10, un 6,5-7. Poi ho recuperato l'ultimo capitolo di Maze Runner, che io ho iniziato anni e anni fa, La Rivelazione, che devo dire tra tutti i film di Maze Runner è assolutamente il mio preferito. È dinamico, non ti annoia, bello, davvero il meglio riuscito secondo me. Poi fatemi sapere anche qua sotto sempre le vostre opinioni. Poi mi sono vista appunto Aquaman, anche qui avevo alti livelli perché ce lo siamo visti in Justice League, era anche in una chiave un po' ironica. Qui lo fanno un pochino più macho man, lottatore di wrestling, come l'ha definito Violetta Rox. Andate a vedere le sue recensioni dei film perché sono la vita. Lei l'ha un po' bocciato questo film, a me in realtà è piaciuto abbastanza, anche questo ve l'avevo già spiegato in uno dei vlog, però voglio vedere il continuo, come si evolve il tutto. Altro film della Disney che mi ha deluso, ragazzi, sta succedendo qualcosa di strano, Tron Legacy. Praticamente è la stessa cosa di Wrinkle in Time, identica, solo che questo l'hanno fatto prima e questo invece di perdersi nell'universo si perde in un videogioco, quindi tu sei lì, ok, noioso, 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 quindi non ve lo consiglio. Comunque PS, perché a volte me lo scrivete, so che questo è un video preferiti, quindi dovrei dirvi solo le cose preferite, però a me piace dirveli tutti, quindi spero a voi vada bene lo stesso, perché una ragazza me l'aveva scritto un giorno, io ci ho ragionato su, ho detto: oh, porca miseria, ha ragione, perché dico di tutto? Cioè dovrei dire solo le cose che mi piacciono. E invece no, dei film e serie TV io devo essere obiettiva. Poi mi sono vista Unbreakable e Split, che sono dello stesso regista e fanno parte della stessa storia, diciamo così, anche se sono due film separati, perché adesso al cinema, proprio in questi giorni, è uscito Glass, che mi ispirava un casino, quindi ho detto non ho visto i primi due, devo recuperarli, e mi sono piaciuti da matti. È una chiave un po' rivisitata e moderna della visione che abbiamo degli eroi, superpoteri e queste cose così, perché non sono come ci vuol vedere la Marvel, ad esempio, superpoteri pazzeschi, fuoco dalle mani, eccetera, eccetera. Sono cose molto più
reali, tangibili e sono fatti benissimo. Split poi, ragazzi, mi ha fatto proprio impressione. Non l'avevo mai visto perché avevo paura mi facesse paura, appunto. E in realtà è molto soft come cosa. Anche se alcune scene ho fatto tipo oh no, orrore. Però l'attore principale, io sono rimasta scioccata dalla sua capacità recitativa, cioè vi giuro i brividi. Quindi non vedo l'ora di vedere Glass. Poi ho recuperato Il Cigno Nero, che è un film del 2010 con Natalie Portman, Mila Kunis. È un film iconico, vedo spesso quelle che si truccano come il cigno nero, le scene, i riferimenti, quindi mi sono detta devo sapere, devo vedere perché è così famoso. E effettivamente è un film molto 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 intricato, ci dovete stare bene appresso, non è semplice da capire magari per tutti, però sotto secondo me c'è un grande 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 significato, costumi bellissimi, trucco finale idem, la scena dove le crescono le piume sulle braccia quando balla appunto il cigno nero è una cosa da brividi, non so se è successo anche a voi. Poi ho un feticismo per i balletti classici, quindi proprio mi è piaciuto. E poi passiamo appunto agli ultimi recenti che ho visto, che sono Maria Regina di Scozia, anche questo è uscito questi giorni al cinema. Ripeto, vado pazza per i film ambientati fine 1500-1600. Riprende la stessa storia di Rain, però logicamente essendo un film è molto più accorciata la cosa, infatti inizia proprio con un testo che spiega quello che non ci fanno vedere sulla sua vita. Avrei apprezzato di più tipo una cronologia veloce di quello che le succedeva, insomma far vedere anche il famoso Francesco, però devo dire che in linea di massima hanno rispettato tutto quello che è la realtà. La fine dove le strappano il vestito sotto a quello rosso è da brividi anche quella, però mi aspettavo di più, è stato bello per carità, però mancava qualcosa, non so dirvi cosa esattamente, però posso dirvi che invece le attrici protagoniste, che sono Margot Robbie, che interpreta Elisabetta d'Inghilterra, Saoirse Ronan, si pronuncia così il suo nome, non lo so, comunque che fa Maria Stuarda, mi sono piaciute molto loro due. Poi mi sono vista Nerve, che non avevo ancora visto, che è un film con Emma Roberts, Dave Franco, mi è piaciuto un casino. Alla fine non è basato su nulla di troppo intelligente o esilarante, però è bello e non me l'aspettavo, mi aspettavo fosse più una mezza cavolata. E poi ieri, questo è fresco fresco, sono andata a vedere Ralph Spacca Internet, che rispetto al primo mi è piaciuto sicuramente di più. Primo perché c'erano le principesse Disney, dal trailer mi aspettavo si vedessero di più, però vabbè, più o meno l'hanno fatte vedere e carino. Detto ciò, dopo questa bella parlata, prima mi bevo un goccio d'acquina. Ogni volta, questi sono i primi due punti perché mi dilungo proprio tanto. Passiamo alle scarpe del mese. Allora, logicamente ha fatto freddino e io ho ritirato fuori i miei amati, amatissimi UGG, e ve l'ho voluto mettere in questo video preferiti perché vabbè, sì, sono le scarpe che ho usato di più, ma in generale perché se non le avete un paio di UGG, ragazzi, male male, cioè dovete averli, che siano alti, che siano bassi, sono proprio scarpe prêt-à-porter, ci fate di tutto, dai vestiti alle tute. Ho riscoperto questa passione, anche se sembrate un po' dei puffi, soprattutto se non siete proprio delle alici, però sono comodissimi, fantastici, meravigliosi, quindi super consigliati per tutti. Le unghie del mese, allora, sono arrivate ad un punto di stallo, diciamo così, quindi non vi zoomo più di tanto, anche perché io ho cambiato forma, me le sono limate da sola, vabbè. Quindi vi metto una foto qui di come erano all'origine, anche perché le ho fatte prima di Natale, quindi è passato un bel po'. Devo andarla a rifare questa settimana, non vi preoccupate, quindi poi nel mese prossimo vedrete quelle di questo mese. Per i prodotti beauty invece ho da farvi vedere un pochino di cose. Partiamo da un prodotto skincare, beauty care, non lo so, che mi sono ritrovata ad amare follemente così dal nulla, perché io non sono una tipa da crema mani, ma questa, ragazzi, mi ha svoltato l'esistenza, anche perché avevo questo problema di mani secche, soprattutto sulle nocche della mano destra. Avevo un campioncino di questa nella borsa che mi avevano dato da Sephora, mi piaceva troppo troppo troppo, ho preso la full size, che viene 9 euro e qualcosa, ma è fantastica ed è appunto di Rituals. Se andate in negozio la trovate, odoratela, perché la comprerete solo per quello. Per quanto riguarda il make up invece vi faccio vedere queste due cose di Mulac, che sono della collezione nuova Kali, molto controversa, però a me devo dire che è piaciuta abbastanza. Non tanto le matite, soprattutto quelle occhi, ma le ciglia finte, ragazzi, scoperta epica, mi piacciono tantissimo, queste si chiamano Nirvana, ne ho comprate ben 3 oltre questa che mi hanno inviato nel PR pack.
snack. Mi piacciono molto perché possono essere naturali, messe così da sole o comunque con un trucco fanno il loro effetto. Iniziano corte, vanno a finire più lunghe. E invece come palettina vi faccio vedere questa qui, che è la Shiva, quella composta da colori un pochino più portabili. E io ve la stra mega consiglio se appunto vi truccate giornalmente con colori soft, neutri. A parte vabbè la qualità degli ombretti che come sempre di Mulac mi strapiacciono, ma è proprio composta bene secondo me, perché ci fate dai look appunto più neutri da giorno anche a quelli un po' più da sera, perché abbiamo un oro, un argento, un marrone, insomma ve la aggiustate bene. Visto che ogni tanto mi chiedete: Ila, secondo te quale palette posso prendere per cominciare o per utilizzarla tutti i giorni? Lei è top, poi vedete è piccolina, compatta, state a cavallo. Passando poi all'eyeliner che mi ha rubato il cuore, non so se questo ve l'avevo già fatto vedere, questo qui è il Serial Liner di Nabla, mi piace molto molto molto, l'applicatore è iper preciso, molto nero. Poi per quanto riguarda Fenty Beauty invece mi sono innamorata di questo qui che avevo fatto vedere anche su Instagram nel mini video, che si chiama Uncuffed ed è una Stanley Paint. Mi piace tantissimo sia l'applicatore, questo è il primo che provo perché il famoso rosso non l'avevo mai comprato perché non è un colore che utilizzo, come vedete oggi ho voluto fare questa cosa un po' diversa delle labbra rosse, però di solito io vado con questi e mi piace tantissimo appunto non solo l'applicatore e il colore ma anche la durata. Per quanto riguarda le cose per il viso invece vi faccio vedere questo qui, che se ancora non lo conoscete dovete provare. In realtà va bene sia per pelli miste, sia per pelli grasse, sia per pelli secche. Io utilizzo la colorazione vanilla che è perfetta perfetta, ma ci sono tipo più di 40 colorazioni, una cosa assurda. E poi questo è forse la scoperta più grande. Io sono pazza di illuminanti, lo sapete, ne ho tipo due cassetti pieni nella Makeup Collection. Questo qui non l'avevo mai provato. Il marchio è Jouer. Questo qui spero si veda perché è tutto specchiato. E il colore che ho scelto si chiama Rose Quartz. È quello che indosso ora, quindi vabbè, parla da solo, insomma lo vedete, questo è luce pura e penso proprio ne comprerò altri. Questo qui lo potete comprare su Makijaja, vi lascio scritto anche qui in sovraimpressione il mio codice, credo sia ancora valido, del 10%, quindi io penso che ne comprerò almeno altri due con il mio codice, così risparmio qualcosina. Sono assurdi, cioè vi giuro, non mi aspettavo questa cosa pazzesca. La cover invece è questa, non la tolgo da quasi un mese, il che è cosa rara, ma è bellissima. Me l'hanno inviata quelli di Go Case per Natale insieme ad altre cover, ma questa qui è super cute perché vedete è trasparente come il loro solito, con tutti questi fiori di ciliegio bellissimi che io ho anche tatuato, e qui appunto è personalizzata con il mio nome Ilaria e qui c'è la I rosa tutta glitterata. È bellissima, super comoda, davvero wow. Tra l'altro se ancora non avete acquistato le mie cover trovate il link qua sotto perché sono ancora disponibili e vi stanno piacendo molto. Per la foto del mese non ne metto una di gennaio, ma ne voglio mettere una che ho fatto a dicembre per il periodo appunto di Natale, che è questa qui, vi è piaciuta da morire su Instagram, ed è un make up ispirato al gingerbread come si può vedere dai colori e dalle formine che mi ero disegnata. Tra l'altro è stato un look semplicissimo da fare, cioè proprio veloce, e sono stata molto 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 contenta del feedback che ho ricevuto. Per quanto riguarda gli eventi io li salterei per questa volta perché ho mischiato un po' i mesi in cui non ho fatto questo genere di video, quindi gli eventi di un preciso mese non so quale dirvi, quindi per questa volta li saltiamo e passiamo direttamente all'applicazione. La prima che consiglio sicuramente ai miei amichetti addetti dei Funko Pop è Stashpedia. Questa qui è l'applicazione, voi ci cliccate e a parte vabbè tener conto dei vostri Funko Pop, vedete qui c'è tutta la mia collezione, vi tiene conto dei pezzi totali, non fate conto al totale in money perché sono comunque prezzi sballati, però è molto molto intuitiva e soprattutto utile anche per segnare quelli che voi vorreste tipo nella wishlist, no? Altra applicazione che io vi consiglio sempre forever and ever è 21 Buttons, che adesso si è ampliata e non trovate più solo influencer o comunque buttoners come si vengono chiamati italiani o comunque europei, ma si sono ampliati anche in America, quindi sicuramente troverete molte più persone, molte più idee, molti più outfit di
stili differenti, e il mio profilo lo trovate sempre come Ila0203 o IlaMakeup02. Vi lascio il link qua sotto per scaricarla se ancora non l'avete. È sicuramente una delle mie app preferite su cui passo più tempo, perché sapete, mi piace fare abbinamenti differenti, provare cose nuove. Ad esempio questo maglioncino io l'ho comprato tramite una ragazza che seguo ed è di Stradivarius, ve l'ho attaccato sul mio account, è favola. Detto ciò, il video finisce qua. Sicuramente sarà venuto lunghissimo, però spero comunque tutte queste informazioni che vi ho dato vi possano essere utili. Fatemi sapere come sempre qua sotto nei commenti se avete qualcosa da aggiungere a quello che ho detto, idee diverse su qualsiasi cosa, eh. Sono sempre molto felice di leggere i vostri pareri, i vostri consigli. Detto ciò, io vi mando un grosso bacione, vi aspetto al prossimo video, che appunto è giovedì alle 4 e come vi ho spiegato sarà un vlog. Quindi ci vediamo presto, un bacione, ciao!